Io oggi ho ascoltato la parola oppressione, ho sentito rivoluzione e abbattere le barriere in un contesto istituzionale, che è banalmente un corso che sto frequentando, un corso universitario di alto perfezionamento, per diventare un operatore dell'orientamento professionale di persone con disabilità. Ed è un corso che va nel solco della Convenzione ONU del 2006 sulla disabilità, che è una convenzione rivoluzionaria. Questa convenzione cambia il paradigma, quindi sposta il focus dalla persona disabile, dalle sue minimazioni, quindi toglie la colpa, toglie il peso dalla persona e lo sposta sulla società, sul contesto, sull'ambiente. Quindi la disabilità è la relazione che la persona ha col contesto. E questo è diventato legge, perché quasi tutti i paesi del mondo hanno ratificato questa convenzione e quello che si diceva un po' in questo corso è che forse non hanno ben capito quello che stavano firmando, perché il pieno diritto alla cittadinanza per tutti, tutti vuol dire tutti noi qua, tutte le persone con disabilità, i migranti, orientamenti sessuali vari, vuol dire che se un sistema non garantisce questo pieno diritto alla cittadinanza, è sanzionabile. Quindi è il sistema che si deve adeguare a tutte quelle che sono i diritti delle persone, alla piena espressione dei diritti. Quindi la docente oggi diceva che questa è una rivoluzione. Ho quasi paura a dirlo, ma è una rivoluzione. Perché quando verrà attuata questa convenzione, questa legge, comunque i sistemi oppressivi potranno essere sanzionati. Con convenzione dell'ONU, Del sì, no? 2006, ci abbiamo messo qualche anno per ratificarla, insomma. No, mi viene una battuta, cioè, no, ma devo dire, le risoluzioni dell'ONU, le È legge convenzioni, no, italiana, c'è una convenzione che ma è ho scoperto diverso, è legge anch'io. italiana. Sì. Troveranno magari il Ma modo sì, ma di non se, applicarla, una però volta ti avrebbero detto dipende dai rapporti di forza, non so. dipende dai rapporti di forza. C'è una convenzione, anch'io di cui ho scoperto Attuare. l'esistenza, sul paesaggio, la convenzione di Faro, ONU, Faro è una città portoghese, 15 anni fa varata, formidabile dal punto di vista delle prospettive che indica per tutti i paesi aderenti, fra i quali l'Italia. Ma è legge, no? Perché No. quello Continua, è interessante. è già un po' quello che si cerca di fare da diversi anni in psichiatria, quindi mettere la persona al centro, i suoi desideri, no? Accompagnare anche le persone nella loro follia, no? Intanto che questo è possibile, non è un pericolo per le persone e chi sta intorno, insomma. Il fatto che adesso una persona che vede i suoi diritti negati possa denunciare, e vincere, è già successo, Sì. questo è un grande cambiamento, ma banalmente una famiglia che aveva un bambino con disabilità alle scuole elementari, in un piccolo paesino, non ha avuto l'insegnante di sostegno, ha fatto causa alla scuola, ovviamente è finita, in Italia è finita nel nulla. Si è rivolta all'organismo europeo di giustizia, ha vinto e hanno condannato quella scuola a pagare il danno, eccetera, eccetera. E la scuola come scusa, insomma, ha dichiarato che non c'erano i fondi. La mancanza di fondi non è una scusante, anzi, per cui i fondi devono essere reperiti dal sistema. Per cui è già successo che un diritto negato sia stato sanzionato. Come si chiama la convenzione? Convenzione 1 per i diritti dei disabili, delle Per i persone diritti con dei disabilità. disabili. Vorrei giusto fare un commento a questo, io sono convinto effettivamente che... Sì, Perdonami, pardon. questo è frutto di una lotta degli attivisti per il movimento dei disabili di anni, dagli anni 80, nata in Inghilterra e proseguita poi in tutti i paesi, in Italia, insomma c'è Gian Piero Grifo, altre personalità, filosofi che hanno fatto la loro parte con abnegazione. Dunque, come tu hai giustamente adesso aggiunto, questi tipi di legge derivano da delle mobilitazioni di fasce della società, come tutte le leggi in favore della donna, dal divorzio all'aborto, derivano dalla mobilitazione delle donne, cioè non arrivano da sole, ma poi bisogna anche riempire queste leggi, tra virgolette, rivoluzionarie del loro contenuto. E quindi la pressione deve comunque rimanere perché in Francia c'è questa legge,
ci sono proteste dei disabili un giorno su due perché giustamente non vengono applicate. Che una famiglia vinca una causa non significa effettivamente che poi la cosa si generalizzi. Quindi no, credo che occorra veramente mantenere un tipo di pressione, quindi vabbè. Ma lo vedi anche nella costruzione delle città in Italia, che non c'è spazio per le persone con disabilità. Cioè non possono percorrere la città come altre città comunque sono disegnate in un certo senso per essere percorse. Cioè vedo molto il contrasto di questa cosa qua con altre società. Questo per dire che a volte ci sembra che tutto il movimento sia finito, che non ci siano più, che sia rimasto la lotta di pochi, no? Gli anti-TAV o la GKN, esempi virtuosi, insomma. In realtà ci sono tanti movimenti che hanno ancora successo, hanno ancora seguito, magari rappresentano i bisogni di alcune fasce della società, però ci sono e sono qui in mezzo a noi, insomma. Non so, questo è per dare anche un po' un messaggio di speranza, ma c'è qualcuno che ci sta riuscendo.